And look out for the new Dennis Alcapone album. Coming your way soon. Ma cosa ci fa questo festival in Italia? Com'è possibile che glielo lascino fare? Infatti, così non è stato. Se Filippo avesse compiuto lo stesso percorso in Inghilterra, sarebbe uno dei più grandi organizzatori mondiali. In Italia, dopo tanti anni, devi migrare in un altro luogo e ricominciare una nuova avventura. Se non c'è il valore di merito, cioè qui il merito non conta un cazzo. È come se tu ogni anno vinci il campionato e poi ti fanno una penalizzazione e parti da meno 15. Il festival è finito il 12 luglio e noi il 15 ci siamo riuniti tutti e per alzata di mano abbiamo deciso di lasciare Osopo. E il 24 luglio siamo partiti per andare a cercare un posto in Spagna. 170 km a Barcellona. Ed è stata veramente dura perché il posto non si trovava, abbiamo girato in lungo e in largo, poi in figura tiravamo 5 persone che si svegliavano tutti i giorni, andavano a cercare posti e per fino a gennaio non avevamo trovato niente. Ed era sempre più difficile tenere nel gruppo questa allegria, questa perché... per la spedizione quotidiana. Camping El Molino. Quindi insomma, proprio piccolo non è. Ma se fai l'area festival fuori poi da qua. Beh, basta come area concerti. 10 giorni di reggae non è mica tonci tonci tonci. No, la dancehall bisogna farla più in là. Beh, là non c'è nessuno. Ah no, sono casa anche là. Chi è che ha coraggio di andarsene in Spagna ed esportare un progetto in un posto nuovo con mille incognite e un rischio economico enorme? Perché poi quando è riuscito sembra tutto facile, ma spostati da un posto vicino Pordenone e arriva in Spagna e traghetta un mondo, ci vuole coraggio. Se la gente non ti segue sei nei guai. C'è questa il rovescio della medaglia, no? Quindi c'è questa parte oscura che potresti prendere dalla paura, buttarti in mezzo sotto una macchina, però dall'altra è un sogno. Il Rototom è poter vivere un sogno e quindi sei lì e devi andare fino alla fine per vedere come va e questa forza penso che venga da lì. Va tutto bene! Va tutto bene! Uscite dall'autostrada, immaginatevi la scritta Rototom, i cavalli sono compresi nel prezzo. Questo diciamo che è il fratello maggiore o il padre di tutti noi, cioè lui è Michael Lang, l'organizzatore di Woodstock, l'ha fatto nel 69, ha deciso di celebrare i 40 anni venendo a trovare noi. Presentò un libro che lo consiglierei se Filippo non l'ha letto, perché è proprio il backstage di Woodstock con tutte le beghe per realizzare le cose e i trasferimenti, perché sapete che Woodstock fu fatto prima pensando a Woodstock, gli ha detto non se ne parla assolutamente, va in un altro posto, e quell'altro posto non se ne parla assolutamente, va in un altro posto, avevano già fatto tutti i programmi, dovevano cambiare, cioè siamo stati una settimana, è venuto lì e mi diceva Mauro dai facciamo qualcosa, tipo taxi driver, dice ma dici a me? Cioè mi sono trovato a far colazione con lui che parlava, non sapevo come cazzo fare, dico cazzo Michael Lang, ho preso il tè, non ci ho messo manco la bustina, mi sono bevuto l'acqua calda perché ero talmente un po' confuso che ho detto mi sono reso conto che era un po' leggero quel tè. È difficile spiegare
insomma, ti senti mandato via da casa tua e il festival è nel suo massimo splendore e forse per alcuni di noi, sì, il prezzo forse è alto da pagare, no? Perché lasci la famiglia, lasci gli amici, devi costruire una vita in un altro posto dove non hai 20 anni, no? Non è sempre facile. Fui particolarmente colpito e particolarmente contento per capire che alla fine era riuscito nella sua migrazione, no? E anche con tutti gli onori, perché ne parlava il ministro della cultura spagnolo, dunque chapeau. Nella prima edizione qui in Spagna nel 2010, che era una scommessa incredibile, che ha avuto un buon esito, credo che io l'ho sentita proprio come il passaggio verso qualcosa di nuovo e soprattutto con una capacità anche di amplificare la nostra capacità di proporre cultura, di mettere in condizione tante realtà differenti per avere un punto di incontro al di là del reggae. So much things I wanna tell, living in I music. All I heard so no sightly, living in I music. Secondo me non è neanche più un festival reggae, cioè è reggae nel senso che si ascolta musica reggae, ci rifacciamo a quella filosofia, a quello spirito, però quando tu oggi puoi trovare in giro, so, come ieri il rituale dei tibetani attorno a un mandala, oppure i corsi di meditazione, o lo stesso didgeridoo, ti accorgi che alla fine sta diventando veramente la rappresentazione di un mondo del futuro, questo mondo dove convivono e si esprimono liberamente tante culture e tanti stili di vita anche differenti. Eravamo a Gaio di Spilimbergo, un paesino proprio sperduto nella montagna, venivano solo quelli della provincia di Udine e qualcuno in più. Quindi perché darsi un limite ai propri desideri e ai propri sogni? Oggi siamo qua e quello che uno poteva solo ipotizzare, poi come vedi è una realtà anche molto semplice alla fine. Se pensi oggi, non sembra neanche aver fatto tutta sta gran fatica a creare questa cosa qui. Non ho costretto nessuno a venire qui a comportarsi in questa maniera, è successo in maniera spontanea. Comunque ti senti in qualche modo che stai facendo una cosa diversa, che ti ha dato anche l'opportunità di vivere una cosa che non tutti possono vivere, no? Una vita diversa, se non ci sono le emozioni nella vita, cosa c'è? Quindi te le vivi fino in fondo e vada come vada. Noi il movimento così è importante che questa linea di passaggio, insomma, non abbia mille ostacoli di mezzo del passaggio. Ad ogni esodo corrisponde una terra promessa. Rodon Sanspa ci ha fatto, ha attraversato il suo deserto ed è approdato nella nuova terra, la terra promessa, che è la Spagna accogedora. Come dire, siamo passati da una dimensione a un'altra, sia in termini fisici, nel senso che la Spagna ha portato con sé il mare, ci ha portato numeri da pop. Credo che nel mondo, da nessuna parte, nel reggae si veda questo. Thank you.
secondo me nessuno di noi, a partire dal gran capo Filippo, anche se lui ha la vista larga, si aspettava un così grande esito. Soprattutto in questa edizione in Spagna, che siamo arrivati non conoscendo né la lingua, ma appena qualcuno di noi sa parlare l'italiano, figurati imparare lo spagnolo. Secondo me, appunto, il passaggio tra Italia e Spagna ha trasformato questo festival, gli ha dato realmente la possibilità di fare tutte quelle cose che non riuscivamo, non avevamo la possibilità più di fare in Italia. Passando da Osoppo alla Spagna, abbiamo dovuto spiegare cos'era il festival, come eravamo noi, e quindi abbiamo ripreso a spingere nel sociale, nella cultura, cercando di riaffermare tutti i tasselli che compongono il festival. Tutta questa combinazione di elementi, ja no només la musica, il forum social i també totes les activitats que hi ha paral·leles, fan d'un festival per a tots els públics, que ve de països, de més de 60 països diferents, i la veritat és que jo penso que és el valor que té el Rototom. Poco più di un anno fa ricevemmo una telefonata di un'operatrice di una carcere. Ci propose di portare qualcosa del Rototom nella carcere del Bocàsser, che è una delle carceri di massima sicurezza spagnole ed è la carcere di riferimento di quest'area di Castiglione. Fino ad adesso siamo riusciti a produrre 3 interventi, centinaia di detenuti impazziti per l'esibizione musicale e un'alchimia, insomma, quelle cose che raramente capitano nella vita. E al di là di tutto, appunto, veramente quello che senti, perlomeno quello che ho sentito io, è questo tipo di energia che esplode come una bomba. Tutta questa forza, questa energia è stato veramente, veramente... Direi la parola è proprio importante. Jo vaig conèixer el Rototom quan estava de vacances a Itàlia, després d'una gira, i van caure per allà, i fent zapping a la tele vaig veure que hi havia un concert de Gentleman, i estàvem allà avorrits i ens van posar a veure el Rototom i ens van veure tota la nit del festival a la televisió i vam dir, ostres, hagués estat molt bé anar allà i algun any anirem i tal. 2 anys després vau venir aquí. Il Rototom è molto delicato, ci sono delle logiche molto delicate e non ci sono molti soldi. Noi non abbiamo sponsor, è tutto basato su delle logiche molto singolari che poi sono le idee di Filippo. Poi però nello spendere invece c'è... cercare sempre di dare il massimo. Adesso c'è questa dance hall yard piena di star internazionali. Io mi ricordo il primo Sunsplash di Osoppo, addirittura aveva una dance hall in programma il giovedì, che non si svolse perché non c'era pubblico, nel senso che i primi arrivati il giovedì, avendo fatto viaggi estenuanti in macchina al caldo, se ne erano tutti andati a letto, quindi praticamente non c'era il quorum per fare la dance, e la dance non si fece, non si accese nemmeno l'impianto. E questo per dirti che eravamo nel 2000, ma siamo veramente ad anni luce dalle condizioni attuali, o dalle condizioni che poi si verificavano qualche anno dopo, con tantissimi ragazzi ad aspettare per esempio che partisse la dance appena finiti i concerti. Forum Social, jo penso que és una de les apostes més interessants del Rototom. Ha sigut, jo penso que també porta molta gent al Rototom, interessada per grans figures com Bauman, com Ramonet, com grans pensadors. We have been attracted by the prospect of very interesting this debate about tremendously important matters of contemporary life. Thank you.
Io sono stato colpito, per esempio, dalle statistiche che ho letto ieri: 30% di spagnoli, 20% di italiani, poi 10% francesi, inglesi, tedeschi, 20% che arrivano dall'America Latina. C'è un'altra globalizzazione possibile. La globalizzazione attraverso i diritti, l'iniziativa diretta delle persone. E ieri sera io ho avuto esattamente questa conferma. C'era una volta in Italia un piccolo reggae festival che si chiamava Rototom Sound Splash. Ma c'è oggi in Benicassim, Spagna, un grande reggae festival che si chiama Roto Thompson Splash. E il nostro più grande applauso vanno alle istituzioni e alla politica italiana per averci solo rallentato ma mai fermato. Free Roto Tom, free, free, rise and be free. Mi ha dato l'impressione che l'idea, il concetto di Roto Tom possa continuare in Sud America anche senza di noi. Nunca una persona puede cambiar las cosas solito o aislado de los demás. È scomparso tutto quello che è reale ed è prevalso tutto quello che è finto. Free from the chains of Babylon.